E questa via Nenni, nella frazione marina di Guardavalle, diventata teatro nella giornata di Pasquetta di una sparatoria per futili motivi. Un muratore di 60 anni, Domenico Perronace, avrebbe infatti colpito al torace e a una scapola il suo vicino di casa, l'architetto Giuseppe Tedesco, 62enne, già sindaco del comune del Catanzarese nel 2012, a colpi di fucile dal suo balcone, poiché infastidito dal fumo del barbecue che il professionista stava preparando per trascorrere la giornata di festa nel suo giardino. Subito dopo il muratore avrebbe tentato di togliersi la vita colpendosi al petto con un revolver. Per entrambi è stato necessario il trasferimento in elisoccorso al nosocomio catanzarese. Giuseppe Tedesco e Domenico Perronace sono entrambi ricoverati qui all'ospedale pugliese di Catanzaro in prognosi riservata. Nella giornata di ieri l'architetto Tedesco è stato sottoposto d'urgenza ad un intervento chirurgico durato diverse ore per estrarre i pallettoni. Posso solo dirle che i due soggetti di cui parlavamo sono ricoverati, uno in rianimazione in prognosi riservata e l'altro in chirurgia toracica. E poiché è in stato di arresto non possiamo rilasciare comunque dichiarazioni riguardanti i dati personali sensibili in osservanza alla legge sulla privacy. Al momento, per il presunto sparatore Domenico Perronace in arresto per tentato omicidio, i carabinieri del reparto operativo provinciale del nucleo investigativo di Soverato hanno disposto il piantone in ospedale. Abbiamo inoltrato alla procura il verbale di arresto per noi arrestato, poi dovrà essere convalidato dal GIP, solo che dovrebbe essere domani in mattinata all'udienza. Rossella Galati per la CNews 24.